proprio là, va? Ma proprio là, c'è spazio. Ah, sei libero. Tutte e tre, tutte e tre. Buongiorno dottore. Settima udienza dinanzi alla Corte d'Assise del Tribunale di Taranto del processo per l'omicidio di Sara Scazzi. Di scena un testimone importante per la pubblica accusa, Donato Massari, padre di una ragazzina compagna di scuola di Sara, Francesca. Massari ha confermato che nel primo pomeriggio del 26 agosto 2010, tornando da lavoro, tra le 14 e le 14.20 alla guida della sua auto, arrivando vicino al campo sportivo di Avetrana, vide uscire veloce da una strada sulla sinistra la Opel Astra di Cosima Serrano, diretta verso il paese, seguita da un furgone blu. Il conducente dell'auto, secondo il teste, fece una manovra strana, tanto che lo stesso teste imprecò mentre la Opel Astra si allontanava. Massari ha riferito anche che il 4 settembre seguente Cosima Serrano e sua figlia Sabrina Misseri si recarono a casa sua e lui riconobbe nella loro Opel Astra la stessa auto vista il 26 agosto precedente, tanto che la moglie decise di fotografare la vettura. Le due donne chiesero di parlare con la figlia di Massari per sapere se fosse a conoscenza di qualcosa su Sara, che era scomparsa. La deposizione del teste citato dalla procura è legata per l'accusa al presunto sequestro di persona di Sara da parte di Cosima e di sua figlia Sabrina Misseri il giorno del delitto. Dopo 2 o 3 giorni dalla prima visita, Cosima, ha aggiunto il teste, tornò a casa di Massari dicendo che si era recata dai carabinieri, denunciando che un suo nipote aveva visto una persona con furgone bianco prendere Sara e chiedendo allo stesso Massari di dire agli investigatori che il furgone visto il 26 agosto era bianco e non blu. Dopo alcuni giorni Massari ricevette un'altra visita da Sabrina Misseri, sempre in relazione alla scomparsa di Sara. L'uomo ha anche fatto una dichiarazione strategica per la difesa. Mia figlia mi disse che un giorno Sara, all'uscita da scuola, le chiese di accompagnarla perché aveva paura di tornare a casa da sola, perché aveva paura di Sabrina. Per quanto riguarda la difesa, assolutamente positiva, perché innanzitutto dimostra una sorta di confusione mentale da parte del Massari, però su certi argomenti assai specifico, come il fatto di aver lasciato il posto di lavoro alle 14.15, di essere arrivato ad Avetrana alle 14.30 e 35, quindi di aver ottenuto l'avvistamento a quell'ora. Questo non combacia con la ricostruzione della procura e quindi conforta la tesi della difesa, della nostra difesa, che sempre abbiamo sostenuto assolutamente che non ci fosse compatibilità fra le dichiarazioni del Massari, del Buccalieri, dei Nardelli e di Gian Grante, che peraltro fino adesso già smentite nei fatti.